Questa è Radio Base. È un gradito ospite, un collega della redazione di GoSicilia.it e di Vavel, Andrea Motta, un saluto. Ciao Andrea, sei in diretta. Ciao. La tua opinione su questi due rinforzi del Catania? Soprattutto per Leto, è un giocatore che conosciamo anche a livello internazionale, visto che ha giocato sia in Champions League che in Europa League. Un giocatore che ha fatto bene sia come alla destra, alla sinistra, ma soprattutto come attaccante centrale, perché prima del grave infortunio che ha avuto al Panathinaikos un anno e mezzo fa, era giocato come attaccante centrale e aveva realizzato ben 15 gol in 17 partite. Quindi un giocatore che, come è stato detto anche in sede di presentazione, potrebbe essere utilizzato anche come punta centrale nel caso in cui per esempio Berchessio dovesse avere magari qualche infortunio o qualche problema tecnico, eccetera eccetera. Quindi un giocatore tutti, che può essere impiegato in più zona del campo, un giocatore di esperienza, un giocatore probabilmente senza l'infortunio, come hanno detto gli stessi elementi della società, non sarebbe mai andato a Catania. Però vedremo se sarà un variante oscuro, però un giocatore magari preso dopo un grave infortunio che però tramite le cure della società riesce poi a tornare ad altri livelli. In base a quelle che sono le indiscrezioni che possiedi tu, l'Atletico è riuscito a superare quella soglia degli 8 milioni che era stata respinta in un primo momento dalla società rossazzurra? Entro la prossima settimana, ovvero la settimana che inizia da oggi, il Catania dovrebbe chiudere per la cessione del giocatore argentino all'estero, e ovviamente si riferiva all'Atletico Madrid, che è anche l'unica squadra, diciamo, in questo momento, una delle poche squadre che ha a disposizione la liquidità, anche grazie alle cessioni, per esempio quella di Falcao per 60 milioni al Monaco, si poteva spendere 10 milioni di euro, perché invece l'Inter tenta sempre a ribasso. Infatti la società nerazzurra sta cercando di vendere tutti i giovani che hanno fatto bene all'Under 21 per acquisire delle liquidità, e anche per acquistare, per esempio, Gomez, l'Inter offre anche due prestiti. Quindi stamattina non poche fonti hanno riportato Catania vicino a due prestiti, due giocatori dell'Inter, ovvero Biraghi, che quest'anno gioca al Cittadella, comunque giocatore che spesso ritorna tra i nomi caldi, e anche Botta, giocatore che l'Inter ha preso dall'Argentina. Guarda, in realtà io escludo che possa esserci una trattativa del genere, che il Catania non avrebbe motivo di rifiutare dei soldi e prendere in prestito secco dei giocatori che poi ritornerebbero dopo 12 mesi al mittente. Quindi per esempio far crescere Biraghi e poi l'anno dopo darlo all'Inter dopo un anno fatto a Catania. Il Catania è una società seria che ormai punta a mettere le proprie basi anche a livello futuro, quindi sicuramente se il Catania cerca un terzino sinistro, io penso che lo cerca a titolo definitivo. Quindi secondo me queste sono soltanto cose di mercato messe in giro per poter vendere più copie del giornale o fare più visualizzazioni. Sì, ecco. Cosa si sa in più dell'asse Catania-Torino? Anche dall'Inter e dal Napoli, infatti diciamo il giocatore doveva essere inizialmente preso in compartecipazione tra Inter e Catania. Queste diciamo erano un po' le strategie di cui avevano discusso in quel famoso incontro di Taormina Cosentino con Branca. Sì, diciamo sarebbe una situazione inedita, perché il Catania in questi 8 anni di Serie A, l'ottavo sta per iniziare, inizia a settembre, ad agosto, non ha mai avuto diciamo delle situazioni di accordo con altre società, non è mai stato in sinergia con altre società. Per esempio ricordiamo la Regina, quando la Regina in Serie A era sempre, magari otteneva sempre i giocatori prestiti dalla Juventus. Da Juventus sì, da altre squadre, sì. Anche lo stesso Messina, per esempio, otteneva giocatori spesso da società importanti come la Roma, la Juventus. Invece il Catania ha sempre fatto, diciamo, sempre utilizzato la farina del proprio sacco. Quindi sicuramente può essere che in quel meeting di Taormina, Branca, le sue foto le abbiamo viste tutti al mare. Sì. Se famose foto, sì. Si è anche parlato ovviamente di mercato e magari di possibili sinergie tra Inter e Catania. In tutti i mesi sono circolati tutti i nomi, praticamente da
Villar, Mbappé, un po' tutti i terzini sinistri del campionato di Serie A e non solo, sì, sono stati, diciamo, messi sui giornali come se possibili acquisti del Catania. Quindi non è detto che poi alla fine il Catania non ha visto un giocatore che invece non ne sa nessuno nulla. Per quanto riguarda invece il capitolo rinnovi, a che punto sono le trattative tra il Catania e Bellucci per il rinnovo del difensore di Trebisacce? Io penso che il Catania troverà l'intesa con tutti i giocatori che sono in scadenza, quelli più importanti, mi riferisco a lui, ad Alvarez, perché comunque sono giocatori su cui il Catania punta da una serie di anni e ovviamente non vuole lasciarli non vuole lasciarli partire a parametro zero come è accaduto con Marchese quest'anno. Però tutti i punti denti, il presidente qualche settimana fa in una conferenza stampa per caso Marchese rimarrà un caso unico, perché non ci sarà più questa opportunità. È stato un caso particolare. Chi non vuole rinnovare dovrà partire prima. Io invece, Andrea, ti volevo dire una cosa. Ho letto poco fa, praticamente due orette prima che noi incominciavamo, anche meno, che il Catania sembra che è più vicino con l'acquisto del terzino sinistro di Rubin del Siena. È un giocatore che è stato riscattato dal Siena, era in proprietà con il Torino, 26 anni. Ovviamente ha giocato nel Siena, che purtroppo non è stato una delle squadre, diciamo, più forti allo scorso stagione, quindi non ha, diciamo, avuto poi tutte queste opportunità di mettersi in mostra. Però io penso che il Catania quest'anno opererà come del resto ha fatto l'anno scorso, che è arrivato soltanto un giocatore di qualità, ovvero Castro. Quest'anno pure il Catania farà altrettanto, partirà un giocatore importante, ovvero Gomez. Il Catania sottolineerà la sua assenza con Neto, è partito Marchese a parametro zero, il Catania prenderà un terzino sinistro. Poi ovviamente c'è anche bisogno di un attaccante importante, però Morimoto e Maxi Lopez torneranno, magari uno dei due rimarrà e potrà fare a posto di Cani il vice presidio per questa stagione. Raffaele Puccino del Varese, che è un esterno destro, che notizie mi sai dare su Puccino? È un 22enne in comproprietà tra Varese e il Chievo. Diciamo, se sono anche rinnovata la comproprietà, c'è la precisa intenzione da parte delle due società di proseguire su questa scia. Il Chievo, se il giocatore fosse stato pronto, sicuramente l'avrebbe portato direttamente in Serie A. Una squadra, sì. Invece c'è ancora il desiderio di farlo maturare ancora, quindi non mi sembra. Per il resto ormai Catania è una piazza importante, è una piazza comunque di media alta classifica, quindi non ha senso portare giovani che non hanno possibilità di poi di giocare. Magari poi finisce come Sarifu, che ha giocato soltanto di giocare. Questi giovani hanno tanto bisogno di giocare, e appunto per questo Pulvirenti ha anche detto recentemente che uno tra Terracciano e Frison andrà in prestito. Io ringrazio Andrea Motta di Col Sicilia per il contributo dato alla trasmissione. Grazie Andrea, un saluto. Ciao.